Per il terzo anno consecutivo si è svolta la manifestazione dedicata ai bambini e anche i bambini adesso hanno un brevetto. Questa è un'iniziativa della Società Nazionale di Salvamento in campo nazionale. Partendo dal presupposto che le morti per incidente al primo posto al mondo è per annegamento, nella fascia d'età da un anno a 11 anni, la Salvamento, per sensibilizzare sul problema del non annegamento, ha fatto una campagna nazionale invitando tutte le 266 sezioni italiane a voler fare in modo che i bagnini si accostassero all'acqua con una conoscenza della sicurezza. A tutti i bambini, previa una semplice prova, viene rilasciato un brevettino da baby bagnino. Questo brevettino rappresenta anche uno stimolo per essere sicuri che questi bambini hanno dimestichezza con l'acqua e non hanno paura dell'acqua. Il tutto giocando? Il tutto giocando, perché abbiamo fatto venire anche delle persone animatori, in maniera che tutto è incentrato su un gioco, però un gioco educativo. Inoltre, tengo a dirlo, molti bambini sono anche disabili e anche i disabili hanno diritto a poter galleggiare come tutti gli altri. Si fa prima a far galleggiare un bambino disabile che un normodotato, e questa mi ha stupito anche come fatto, però è quello che avviene. Pertanto tutti i bimbi sono in condizione di galleggiare e di potersi salvare la vita. Gli istruttori della Salvamento hanno insegnato loro come ci si comporta dentro l'acqua e da un punto di vista sanitario abbiamo dato alcuni consigli importanti, quali ad esempio non entrare nell'acqua prima delle 3 ore dopo che si è mangiato, quando si è accaldati farlo molto lentamente, ai primi sintomi uscire subito, non andare in luoghi che non sono conosciuti, quindi possono essere potenzialmente pericolosi, e in ogni caso non esitare a chiamare il soccorso quando ci sono delle situazioni di pericolo. La società Salvamento ha fatto proprio un'ottima iniziativa nei confronti dei bambini, perciò un'attività sia sociale che sportiva. Dobbiamo fare un plauso sia da parte mia che da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione. Sapere che comunque i bambini possano essere seguiti sia da tecnici che comunque da coloro che poi daranno dei brevetti possibilmente nel futuro, penso che sia sinonimo di sportività e comunque di una certa preparazione. I bambini hanno collaborato? Sì, sono stati molto collaborativi, molto attivi, è piaciuto molto ai ragazzi, proprio perché parte su una base del gioco, il gioco in acqua, come trovare modo di capire quali sono le situazioni pericolose e come risolverle. Non si poteva mancare in qualità di assessore al demanio, quindi delle spiagge della nostra costa, non si poteva mancare certo a questa dimostrazione, insomma, a vedere questi piccoli bagnini che un giorno diventeranno grandi bagnini e quindi aiuteranno con il loro contributo a migliorare il nostro servizio e l'assistenza ai turisti sulla nostra costa.